prima 3 giorni, caratterizzata dallo slogan 4 anni di buon governo, quella della festa tricolore di Fratelli d'Italia nello splendido chiosco di San Francesco ad Ascoli Piceno, con il sindaco Marco Fioravanti a fare da padrone di casa e con la chiusura di ieri sera del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, caratterizzata anche dall'assenza dell'ormai ex ministro San Giuliano, spinto alle dimissioni dal caso Boccia proprio nelle ore in cui avrebbe dovuto presenziare alla kermesse dei Meloniani. Non è arrivato l'annuncio ufficiale del presidente Acquaroli per la candidatura alle prossime elezioni regionali, perché di fatto, ha detto Acquaroli, ora c'è da lavorare. Un anno di campagna elettorale farebbe perdere a questa regione del tempo utile, una candidatura peraltro ormai scontata. Questa non è una scelta per ufficializzare la mia ricandidatura, questa è una scelta per trascorrere 3 giorni insieme alla nostra classe dirigente, i nostri militanti, i nostri simpatizzanti intorno alle riforme e al dibattito politico. Non ci sarà assolutamente un annuncio della mia ricandidatura, ma sarà l'annuncio di quello che intendiamo fare da qui a un anno e soprattutto di ricordare quello che abbiamo fatto in questi 4 anni. Annuncio implicito. Diciamo che non è un annuncio, dicevo, sarebbe drammatico sprecare un anno in campagna elettorale, in una legislatura che purtroppo è durata 2 anni in meno a causa della pandemia e a causa dell'emergenza dell'alluvione. Quindi noi siamo concentrati, restiamo concentrati sulle riforme, l'attuazione e anche il completamento dell'approvazione. È mancato l'ormai ex ministro San Giuliano alla festa di Fratelli d'Italia, che si è fregiata però della presenza della vicepresidente del Parlamento europeo Antonella Sberna. È una 3 giorni importante, è una comunità importante quella delle Marche che si stringe intorno ai propri amministratori che stanno facendo un ottimo lavoro e ovviamente in qualità di vicepresidente del Parlamento e di membro della Commissione Regi, che è quella che programma i fondi di sviluppo e coesione, non potevo mancare per portare il mio contributo chiaramente arricchire questo dibattito che è pieno di contenuti, pieno di prospettiva e anche pieno di tanta buona volontà di dirigenti e amministratori che hanno tanta voglia di fare e tanta competenza. Alla fine la soddisfazione del sindaco Marco Fioravanti. Sindaco, una 3 giorni che è stata anche l'occasione per fare il punto sul lavoro fatto, ma anche per guardare al futuro. Sì, è stata una 3 giorni molto importante, risultato straordinario. Partecipazione meravigliosa, sempre il pieno il chiosco di San Francesco in questi 3 giorni, abbiamo parlato di sanità, di infrastrutture, di rilancio economico, di terremoto, un confronto tra sindaci, quindi sono molto contento perché è servito sia per raccontare e fare un bilancio di questi 4 anni in Regione Marche di buon governo, ma anche per rilanciare sia il progetto politico ma anche il progetto economico delle Marche. Perché ci sono realtà molto importanti, abbiamo dialogato anche con le associazioni di categoria, quindi un confronto costruttivo molto partecipato non solo dalla classe dirigente e dai militanti di Fratelli d'Italia, molte persone che sono venute qui perché molti che non votavano Fratelli d'Italia si stanno avvicinando al nostro movimento perché vedono che grazie a Giorgia Meloni abbiamo dato una visione alla nostra nazione.